il maggiore fra voi si comporti come il più piccolo. E chi comanda come chi serve. Chi è infatti più grande? Colui che siede a tavola o colui che serve? Quello che siede a tavola, non vi pare? Eppure io sto in mezzo a voi come un servo. Voi siete quelli rimasti sempre con me anche nelle mie prove. Io vi faccio eredi di quel regno che Dio, mio Padre, ha dato a me. Voi mangerete e berrete alla mia tavola nel mio regno e siederete sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Allora non ci sarà un traditore. Simone, Simone, ascolta. Satana ha preteso di mettervi alla prova, di vagliarvi come fa il contadino che separa il grano dalla pula. Ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E quando sarai tornato a me, conferma i tuoi fratelli. Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e anche alla morte. Io ti dico, Pietro, oggi stesso, prima che canti il gallo, tu avrai negato 3 volte di conoscermi. Quando vi ho mandato senza borsa né sandali, vi è mancato qualcosa? No, niente. Ma ora chi ha una borsa la prenda. E chi non ha una spada venda il suo mantello e se ne procuri una. Vi dico infatti quel che dice la Bibbia. Egli è stato messo tra i malfattori. Ecco, quel che mi riguarda sta ormai per compiersi. Guarda, ecco qui 2 spade, signore. Basta, basta.